fobia, una paura totalmente irrazionale che pure chi la prova si rende conto di quanto sia stupida, ma non riesce comunque a controllarla. Ognuno di noi ha una fobia, se esiste qualcuno senza fobia, cioè tanto di cappello ti immagino tipo come Crimson Mentone, sei fortissimo. Si è sempre sentito parlare di fobie, scommetto che le senti nominare praticamente da quando sei nato. Però dal 1991, quando il World Wide Web è stato inventato, abbiamo potuto osservare un altro dettaglio. Non serve avere un ragno davanti per manifestare la propria aracnofobia, basta anche averlo nello schermo del computer. Sì, perché su YouTube è facilissimo trovare un format di video basati sulle fobie. Ti vengono messe davanti immagini o video correlati ad una determinata fobia e puntualmente accostate a maledetti suoni di Minecraft creepy. E da questi video sostanzialmente puoi capire due cose. Se non ti succede niente, probabilmente non hai quella fobia. Se invece il tuo battito cardiaco accelera e la bava alla bocca inizia ad abbaiare e hai la tendenza a distogliere gli occhi dal monitor, allora sì, hai quella fobia e sei anche coglione. Cioè, un video su YouTube come può farti paura? Ma basta chiacchierare, è arrivato il momento di affrontare le nostre fobie. La noctifobia sembra essere diversa dalla nictofobia. Questa appena nominata è la paura del buio. Quando ti metti a letto, spegni la luce e improvvisamente senti una presenza oscura malvagia a osservarti. Però in un video su YouTube è difficile da replicare una fobia del genere, perché sarebbe tipo così. La noctifobia invece sembra essere la paura della notte. Scopriamo se posso aggiungerla al mio fobia, Dex. Ok. Pensavo peggio. Ok, è la musica che mi fa cagare addosso, non tanto le immagini. Oddio, non è che mi mettono ansia queste immagini. Credo che addirittura mi vadano a generare una sorta di curiosità. Non lo so, a tratti sembrano anche foto abbastanza affascinanti. Quindi, Nine, direi che questa non è che mi faccia troppa paura. Ironico, perché invece ho paura del buio. Ma ok, mi rimangio tutto quello che ho detto. Che caga, porca troia! Ok, dai, fatemi sapere nei commenti a come reagite a questa fobia. Sono estremamente curioso. Avete presente quando Lovecraft creava scene come "Oddio, Cthulhu è appena emerso dall'oceano e te lo trovi davanti"? Ok, quella è la paura lovecraftiana, che è oggetto di studi per quanto complessa, eccetera, eccetera, però riduciamo il tutto a "Oh mio Dio, quanto è grossa sta cosa!". La megalofobia è la paura delle cose enormi, ma molto, molto enormi rispetto a un essere umano. Scopriamo se la ho. Non lo so, però non sono così in ansia a guardare queste immagini. Se posso, zero ansia, anzi mi affascinano. SpongeBob, what the fuck? Allora, sarà che sono un botto fan tipo dei kaiju giapponesi, però non è che mi mettono troppa ansia queste immagini. Cioè, anzi, sono anche quasi affascinanti. Porca troia, questa no. Non lo so, la maggior parte di queste immagini non mi fa troppo paura, quindi possiamo dire che non ho la megalofobia. Fatemi sapere se voi l'avete. La paura di rimanere soli. Ma non soli tipo in casa, capito? No, tipo soli nel mondo. Avete presente quell'episodio di Due Fantagenitori dove Timmy Turner e Trixie Tang rimangono gli unici due umani al mondo? Ambientazioni come supermercati vuoti, piazze vuote, scenari visti in film e serie post-apocalittici come The Walking Dead, 28 giorni dopo e Io sono leggenda. Non è proprio specifica nell'essere l'ultimo umano, ma in generale di trovarsi in posti che di solito sono frequentati da tantissima gente, ma che sono improvvisamente vuoti. Let's find out. Ok, stesso discorso, queste immagini non mi mettono paura, anzi mi affascinano. Fanno molto spazi liminali. Alcune sembrano addirittura mappe di Gmod, non so perché questa cosa. Secondo me è anche la nebbia che aggiunge uno strato di ansia a queste immagini, non so. Più che altro la sensazione che mi danno queste immagini è quando ti ritrovi in posti dove non dovresti stare. Boh, non lo so. Sensazioni. Sì, sono maledette backrooms ste cose. Confermato, non credo di averla. Fatemi sapere nei commenti. Next! Questa è sicuramente una delle più celebri, la paura degli spazi stretti. Se magari guardando in TV tipo una scena di gente che va a sgattaiolare in un cunicolo e hai provato ansia, probabilmente hai questa fobia. Solitamente anche posti leggermente più aperti possono causarla, dipende da soggetto a soggetto ovviamente. Credo che il video ci dirà molto di più.
Allora, questi qua già mi mettono leggermente più ansia, ma nemmeno di troppo, forse a tal punto da distogliere gli occhi dallo schermo, no. Anche perché forse mi sono abituato a furia di giocare ai videogiochi. Certo, comunque, che questo tipo di fobie, secondo me, vissute in prima persona, non attraverso uno schermo, sono molto, molto, molto più forti. Però comunque è innegabile che queste immagini mi generano ansia. Zio Pera. Bella prova, aspetto di sapere il vostro riscontro. Next. Questa, secondo Google, è la paura di animatronici, bambole e statue che hanno una figura umanoide. Oh Gesù, credo che questa l'ho sviluppata per colpa di film horror, tipo la statua di Slappy di Piccoli Brividi. Mio Dio, che ansia. Ma adesso vediamo come ce la caviamo. Oh mio Dio, queste sono maledettamente terrificanti. Sì, ok, ho particolarmente ansia di meccatronici, bambole e cose del genere. No, ma pure queste marionette, tipo, che magari venivano utilizzate per i cartoni animati per bambini, mi mettono un'ansia allucinante. Da piccolo in Germania ricordo di aver visto un cartone animato chiamato Rosie and Jim. La sigla di questo cartone animato era questa qua. Aiuto. Mi ha terrorizzato così tanto che ogni volta che ci penso mi vengono i brividi, Dio santo. Ma cosa stracazzo è? Dovrebbe suscitare felicità nei bambini. A me mette solo maledetta ansia. Rosie and Jim, Rosie and Jim. Submeccanofobia. La paura di enormi strutture, oggetti e creazioni fatte dall'uomo, immersi sott'acqua. Batofobia. La paura di trovarsi vicino ad altissimi edifici, stile metropoli, insomma. Spelunkafobia. Unisci nictofobia e claustrofobia e otterrai questo: la paura delle caverne. Ok, di solito buie. Inserire effetto sonoro di Minecraft qui. Acrofobia. Immagino un uccello con sta paura, cioè la paura delle altezze. Ad alcuni mette tipo l'adrenalina a mille, ad altri ferma quasi il cuore. Pirofobia. Paura del fuoco, tipo quella del mastino nel Trono di Spade. Omiclofobia. La paura della nebbia. Quindi se abiti tipo in Lombardia e hai sta fobia sei condannato, porca miseria. Ammetto che forse ce l'ho anch'io. Immagina tipo di tornare a casa la notte con sta nebbia. Aiuto. Simofobia. La paura delle onde enormi, che possono essere tsunami, onde in alto mare causate da delle tempeste o in generale l'immagine di un'onda che inghiotte un'imbarcazione. Dio mio, questo non voglio vederlo. Scopofobia. La paura di essere osservati. Non si tratta tanto di essere guardati durante, non so, un discorso pubblico, ma delle sensazioni di essere scrutati da qualcosa che non sapete in un momento casuale, tipo adesso. Su scherzo, non invecchia mai. Tripofobia. Irregolari, piccoli buchi che creano paura. Come fanno a metterti ansia? Ansia. Come fanno a metterti a... Dio santo, questa è gravissima. Ho sentito di persone quasi svenire per sta paura. È il momento di mettermi alla prova con la tripofobia. Allora, intanto non so perché questo video ha la colonna sonora di The Sims 2, però... Ok, non mi mettono ansia, mi fanno molto schifo. Ok, fanno parecchio schifo queste immagini. Sì, fanno letteralmente accapponare la pelle. Allora, fortunatamente la canzone sta aiutando a farmi trattenere la pelle d'oca, però fa abbastanza schifo sta cosa. Fatemi sapere come state voi, ragazzi, sono veramente curioso. Adesso arriviamo a quello che stavate aspettando tutti. Se seguite il mio canale, sapete della mia incredibile mascolinità. Capelli lunghi e biondi, pancetta, zero muscoli, ma nell'animo sono un vero uomo! Ma come Finn l'avventuriero c'è qualcosa che si annida dentro di me. La paura delle profondità ignote che solo l'acqua può celare. Enormi spazi pieni di acqua. Non puoi vedere il fondale. Non puoi vedere cosa c'è nel fondale. Io non riesco ad andare al mare, al lago e quasi quasi manco in piscina. Non lo so, raga, è una paura irrazionale. Chiamatemi stupido, ma ho scoperto che non è poi così tanto rara. Ma è arrivato il momento di affrontarla. Che brutta idea. Che idea del cazzo.
Che brutta idea!